Pescara per un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un giovane e al sequestro di 2 chili di droga, appunto, con valore di smercio di circa 16.000 euro. L'attività della sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico, condotta nell'ambito del piano d'azione Drug Market, ha permesso di individuare nel primo blitz a Porta Nuova un giovane foggiano residente a Pescara in possesso, appunto, di un importante quantitativo di droga. Scattata la perquisizione nell'abitazione del presunto pusher, grazie al fiuto del cane antidroga, l'abbiamo visto nelle immagini, si chiama Esco, è stata scoperta ancora altra sostanza stupefacente, oltre a migliaia di euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Sono stati trovati anche un cellulare, 2 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e un rullo di cellofan, verosimilmente utilizzati per il confezionamento della droga. Oltre ad hashish e marijuana, in casa dello spacciatore presunto è stata sequestrata anche una nuova droga diffusa tra i giovani, si chiama Vax. È un concentrato di cannabis e di cera, in cera, che può contenere fino all'80% del principio attivo della pianta ed è ad alto rischio di overdose. Il giovane incensurato è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di San Donato. Poi invece è scattato anche un sequestro contro ignoti in un secondo intervento che ha portato alla scoperta di un altro quantitativo di marijuana rilevante. Le indagini che si sono svolte finora hanno fatto emergere analoghe modalità di approvvigionamento della droga e quindi c'è un approfondimento in corso per ricostruire e disarticolare la filiera dello spaccio.